Bentornati al nostro appuntamento del lunedì con War Room Business, la rubrica dedicata alle storie aziendali di successo e all'innovazione tecnologica. Oggi vi presentiamo un bel esempio di crescita imprenditoriale, è il caso di un'azienda veneta nata circa 20 anni fa in un laboratorio all'interno di una farmacia a conduzione familiare e che nel giro di pochi anni è arrivata in piena pandemia a quotarsi in borsa. Parliamo di Nabomar e diamo il benvenuto al suo amministratore delegato Walter Bertin. Buongiorno dottor Bertin. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, dicevamo che Labomar è riuscita, e lo ricordiamo, Labomar produce integratori alimentari per conto terzi, è arrivata in un momento in cui la maggior parte delle aziende italiane stanno tentando di fronteggiare una crisi economica senza precedenti a quotarsi in borsa. Ecco, un segnale mi pare molto molto positivo. Beh, sì, è un segnale positivo e forse anche coraggioso in questo momento. Però devo dire la verità, se è un'azienda che produce prodotti che servono per migliorare le situazioni delle persone, quindi lavoriamo sul benessere, lavoriamo sulla prevenzione, lavoriamo su una serie di prodotti che oggi vengono apprezzati particolarmente e diciamo che in tutto questo vale un po' la storia dell'azienda, perché la storia è nata, come diceva prima, da un retro di una farmacia, ma io direi da una passione che nasce dentro sostanzialmente. E nasce dentro quando sei ragazzino, perché non nasce quando sei adulto. Perché comunque nei viaggi che facevo con mio padre, lui mi accompagnava da amici che erano appassionati di queste medicine, all'epoca si chiamavano medicine alternative, ahimè, però insomma erano riconosciute, riconoscibili, insomma, come interessanti. E io mi sono laureato in farmacia con questo concetto che dovevo comunque lavorare in quell'ambito e soprattutto dovevo, prima di tutto, produrre con le mie mani quello che facevo. Perché se dovevo dare qualche suggerimento a qualcuno sarebbe stato molto bello poter avere qualcosa da poter consegnare e dargli in mano ma un prodotto mio. Ed è per questo che è nata un po', sì, nella passione, un'area di produzione all'interno della farmacia molto piccola, ovviamente, in cui prevalevano i libri che bisognava studiare ovviamente ogni volta e poi alcune preparazioni che ho cominciato a dare ai miei clienti. Ed erano tutti prodotti che venivano dagli strati naturali, che arrivavano da diverse parti del mondo. Addirittura mi sono preso l'aereo da farmacista di campagna e andavo in giro a cercarmi materie prime così, diciamo, strane, che da noi magari non c'era. All'epoca stiamo parlando io mi sono laureato nell'82, perché all'epoca non è che si parlasse tanto lì, si parlava anzi con bella diffidenza sostanzialmente di questo mondo. E forse questa è stata la parte sfidante che mi ha dato anche la piacere, la voglia, insomma, e la carica. Ed è chiaro che siamo in un mondo dove tu pensi al prodotto naturale, dove non pensi alla patologia, dove non pensi alla malattia grave, pensi a quello che uno potrebbe utilizzare in alternativa eventualmente al farmaco, ma in alcuni casi non c'è alternativa, per stare meglio. Allora, questa è la logica per cui l'azienda è stata condotta in questi 22 anni, perché è stato nel 98 che è nato questo laboratorio di 60 metri quadrati di fianco alla farmacia, perché ormai non potevo più andare a produrre in quella situazione. Poi volevo, insomma, qualcosa che potesse andare anche oltre alla farmacia, anche se all'inizio è stato veramente, veramente molto faticoso. Però nel percorso io penso che l'attuale situazione, che ci permette di essere presenti anche in un mercato, anche seppur dell'AIM, che è un pezzetto di borsa che forse è la fase iniziale, ma col successo che abbiamo avuto, devo dire che evidentemente è proprio l'argomento che noi abbiamo centrato. Cioè, la nostra azienda è in un settore che in Italia vale 3 miliardi e mezzo, in Europa ne vale 13 e mezzo, e l'Italia è proprio il faro. Noi abbiamo inserito la nostra tecnologia all'interno, e questo è piaciuto, con una bella visione futura, con una certa forma di ottimismo, se devo dire la verità, continua, perché in ogni caso, qualsiasi sia stata le difficoltà che abbiamo approcciato, l'abbiamo fatto sempre con grande ottimismo, un po' di visione che ci è servita per superare questo momento difficile, e siamo andati in borsa. Bene, e peraltro, diciamo, la quotazione in borsa è arrivata di recente, dopo un anno, il 2019, in cui avevate conseguito già altri risultati importanti, l'acquisizione dell'azienda di nutraceutica canadese e poi la chiusura del fatturato 2019 con oltre 56 milioni di euro di ricavi.
Sì, diciamo che è venuta dopo un percorso abbastanza lungo e devo dire la verità, perché il percorso è nato quasi un anno e mezzo fa, in realtà, il percorso della borsa, e per il quale ci siamo interrotti in autunno, e doveva essere l'autunno scorso il momento giusto per entrare, perché ci è capitata questa opportunità. Durante il periodo, era aprile, mi ricordo che siamo andati a visitare un'azienda a Montreal. Sì, è un po' distante in realtà, perché noi veniamo. Bisogna dire, siamo in strada, nessuno sa dove è il posto, siamo a 10 km da Treviso, siamo in campagna, abbiamo una bellissima vista sul Monte Grappa, però diciamo siamo un po' fuori dal mondo, no? E quindi andare a Montreal è stata veramente una cosa sfidante. E quindi abbiamo trovato questa azienda che era a condizione familiare, assomigliava alla Labmar di 15 anni fa, di 20 anni fa. Quindi avevamo le stesse persone che si muovevano con lo stesso ritmo, il proprietario che si muoveva con delle sue idee, che erano idee comunque pacate, così. Non è un mondo molto dinamico, se devo dire la verità, quello canadese, però insomma eravamo noi 15 anni prima. Ci è piaciuto, abbiamo cercato di approfondire e abbiamo detto, beh, insomma la cosa vogliamo farla, la vogliamo fare addirittura prima di fare questo processo di borsa, perché io so che poi quando si entra in borsa non è sempre facile dimostrare che sei bravo anche a fare le acquisizioni. E poi comunque non è l'acquisizione quella che ti arricchisce, bisogna saperla portare a termine e poi bisogna sapere mettere assieme le persone all'interno. Siccome, insomma, sono qualche anno che io mi sono ritirato, tra virgolette, dalla mia attività di direzione commerciale e quindi ero sempre fuori sede, mi sono ritirato in azienda perché comunque volevo far sì che il gruppo diventasse veramente un gruppo coeso, volevo vedere le persone che lavoravano assieme, volevo vedere le persone che crescevano anche in questo ambiente, e io ho visto là una possibilità in più, questi bisogna portarli avanti, e insomma così abbiamo fatto. E abbiamo addirittura evitato la quotazione a ottobre per fare l'acquisizione che è stata fatta il 1 novembre, quindi praticamente abbiamo festeggiato qualche giorno fa il primo anno di acquisizione. E quindi siamo arrivati a marzo, e a marzo non si poteva fare niente perché c'era il Covid, quindi abbiamo tirato dritto, abbiamo saltato direttamente. Però questo ci è servito per conoscere bene anche l'azienda e come l'azienda viene vista dagli investitori. Per me è stata un'esperienza spettacolare perché io la vedevo con la mia visione, ovviamente, la mia, quella dei miei collaboratori, voglio dire, ci siamo sempre confrontati su tutto questo. Però vederla dalla parte dell'investitore ci ha fatto cambiare anche molte cose, anche in termini di valutazioni, di valori all'interno, di, ripeto, le persone sempre in prima fila, sicuramente, però quando ci siamo quotati abbiamo portato un'azienda di cui eravamo veramente coscienti di quello che era il motivo perché era nata, la visione di dove dovevamo andare, le situazioni esterne, sapendo benissimo che è stato un periodo difficile, che stavamo entrando in un momento difficile, eravamo convinti che poi saremmo ritornati in questa situazione, però l'abbiamo fatto veramente, secondo me, nella maniera giusta, con la giusta forza, con la giusta carica, e questo è stato apprezzato, ripeto, dal mondo degli investitori, ma anche da tutti noi all'interno dell'azienda, perché siamo rivisitati, ci siamo rovesciati come un calzino, si dice, però insomma ci ha messo in una condizione ottimale. A proposito di persone, lei ha fatto un passaggio su questo, l'importanza che dà alle persone che lavorano in azienda, ma anche la sua visione, no? Si è appassionato, di questo mondo perché il suo obiettivo era garantire il benessere delle persone. Quindi mi ricollego a questo per chiederle, so che Labomar investe in innovazione, in ricerca, in attenzione al personale, in che modo lo fa? Allora, sono due in realtà le domande. La prima è quella delle persone. Cioè le persone, non mi riferisco solo alla ricerca e sviluppo, ma alle persone dell'azienda, del gruppo, ci sono 300, compreso il Canada, ovviamente faccio riferimento a più di 200 persone italiane. Quando io sono rientrato in azienda, non vedevo sorrisi su tutte le persone e me lo sono anche chiesto, mi hanno passato anni difficilissimi, 2008, 2011, 2012, tutti avevano avuto una sicurezza nel posto di lavoro, evidentemente no. Ero, tra l'altro, nel 2017 mi sono appassionato di una cosa che avevo conosciuto anni prima, ma non l'avevo approfondita, che era la cultura Lean. E quindi quando io nel 2017 ho deciso di prendermi un anno sabbatico, che in realtà è un po' diverso dai soliti, cioè facevo il mio lavoro normale, in più studiavo di notte, e l'ho fatto per un anno, fino a ottenere questa graduation come master, come lead manager, e lì mi ha cambiato il mondo perché ho trovato delle persone che mi hanno spiegato
come andava gestita un'azienda. Io da farmacista, ovviamente, dico la verità, non è che avessi delle cognizioni così forti, andavo d'intuito, mi piaceva quello che facevo, ma ovviamente ho fatto sicuramente tantissimi errori e chissà quanti ne farò. Però sulle persone volevo essere preciso perché il significato l'avevo colto. E attraverso delle azioni che sono legate al lifestyle sostanzialmente aziendale, well-being, insomma, queste parole mi sono entrate così, ho detto, beh, aspetta che vado ad approfondire. E ho lavorato, secondo me, bene, con un bel gruppo di persone e con tutte le persone all'interno. Quindi li abbiamo coinvolti in uno squadrone unico che ovviamente sta facendo dei passi da gigante e oggi sorridono tutti, devo dire la verità, quindi siamo contenti. I passi li abbiamo fatti, ma sono anche tutti molto professionali, sono molto preparati e riserviamo sempre dei percorsi particolari anche ai ragazzi giovani che in questo caso entrano frequentemente, anche per accompagnarli in un percorso anche di crescita interna. Quindi da un lato la passione per le persone c'è in assoluto, dall'altro è chiaro che poi la mia passione è anche la ricerca e sviluppo, sono nato per questo, io dico sempre che l'Avomar è una società che fa ricerca e sviluppo e produzione nell'ambito degli integratori alimentari, dei cosmetici, dei dispositivi medici, eccetera. Quindi lì in ricerca e sviluppo è sempre stato un bellissimo investimento, a volte mi dicevano che era sproporzionato rispetto alla dimensione aziendale, però io dico sempre, quando hai una passione tu la devi coltivare, non è quello che metti in tasca o quello che... Quindi è giusto investire su queste cose. Poi è diventato ovviamente una necessità, perché se tu non hai una ricerca e sviluppo, che ripeto nel mio ambito non è facile trovarla, ma non solo in Italia, anche all'estero, perché si investiva molto di più sul farmaco rispetto all'integratore. Noi abbiamo preso il lato che ci piaceva, l'integratore che ha scientificità, l'integratore che funziona. Tant'è vero che i nostri referenti sono aziende farmaceutiche, sono multinazionali che credono nel fatto che il prodotto debba avere il suo ruolo e la sua funzione e quindi ci interpellano sempre di più, fortunatamente. Però sulla ricerca e sviluppo è chiaro che abbiamo un investimento che va regolarmente da un 4 a un 5%, abbiamo 20 persone bravissime che tutto il giorno, insomma, si inventano, fanno, provano, testano, sbagliano, insomma, alla fine accontentano il cliente che però ne ritorna generalmente vittorioso con un prodotto che magari è successo. Questo è quello che a me interessa, ovviamente. Il valore per il cliente è questo. L'emergenza sanitaria ha in qualche modo condizionato le vostre linee di produzione? Allora, l'emergenza sanitaria ci ha dato delle certezze, nel senso che noi già avevamo un'azienda che lavorava in condizioni veramente assolutamente di sicurezza, quindi ci ha dato le certezze che il nostro mondo, il mondo che noi seguiamo, è un mondo già idoneo per poter lavorare nelle condizioni ottimali. Abbiamo fatto dei piccoli aggiustamenti, abbiamo creato un comitato Covid-19 che si riunisce anche tutti i giorni se serve, settimanalmente abbiamo riunioni per capire come vanno le cose, monitora, controlla, perché la distanza, la mascherina, lo spogliatoio, l'area mensa, cioè tutte queste cose vengono ovviamente regolarmente controllate e siamo accorti che effettivamente però siamo sempre stati con questa mentalità, per cui non abbiamo fatto fatica, abbiamo semplicemente, non so, allungato un po' i turni, utilizzato il turno di notte, ahimè, utilizzato il sabato mattina, cioè abbiamo cercato di staccare un po' le persone e oggi, insomma, lavoriamo con questo sistema, quindi riusciamo a fare le nostre produzioni. Devo dire che durante l'anno, soprattutto nel mese di giugno e luglio, sono stati i mesi addirittura nei quali abbiamo lavorato maggiormente, che è incredibile, ma siamo sempre un'azienda un po' anticiclica, perché noi lavoriamo su delle commesse prese prima e ovviamente nel momento così più tragico, se vogliamo, di Covid, noi eravamo in piena produzione e abbiamo un po' risentito nella fase, diciamo, terminale dell'anno, anche se in realtà, devo dire la verità, le cose non stanno andando assolutamente male. Abbiamo fatto una bella chiusura l'anno scorso, siamo contenti, abbiamo fatto anche una semestrale buona, che abbiamo già dichiarato, insomma, in fase di quotazione, quindi insomma siamo soddisfatti. Ovvio che siamo sempre molto attenti, cioè voglio dire, comunque quello che può essere un messaggio ai ragazzi che lavorano qui è sempre un messaggio di fiducia e ottimismo, ma di grande attenzione anche fuori. Il consumo degli integratori da parte degli italiani in questo periodo di emergenza, penso soprattutto a quei prodotti volti ad aumentare le difese immunitarie, è aumentato? Sì, diciamo che ci sono dei prodotti, e soprattutto quelli che aumentano la difesa immunitaria, la vitamina C in particolare, che è molto conosciuta, ma anche tanti altri prodotti, insomma, che sentite nominare sui giornali, telegiornali, su qualche studio fatto da ricercatori, da università, e c'è una richiesta ed è anche un po' una corsa,
affannata verso nuovi mercati. Cioè la logica qual è? Questi prodotti sono sempre esistiti. Ovviamente in questo momento se ne sente l'esigenza, non abbiamo la vaccinazione, cosa posso fare? Aumento un po' le mie difese immunitarie, che è una cosa che ovviamente da farmacista ho sempre suggerito a tutti i miei clienti: fallo quando stai bene, non farlo quando stai male. Chiaro che queste cose ti vengono poi automatiche quando vedi le difficoltà e quindi le cerchi. Questo però genera ovviamente delle problematiche, nel senso che ovviamente il prodotto, mentre prima dici te lo do fra 2 mesi, lo vogliono ieri, e questo può essere un piccolo problema perché non trovi materie prime, non trovi packaging, cioè fai fatica, cioè il mercato ha ripreso ma adesso fa fatica di nuovo a mandarti e sostenerti nei prodotti, quindi diciamo che stiamo lavorando in condizioni di decisamente maggior stress, questo sì, per accontentare i clienti in tempi molto molto più veloci rispetto a quello che facciamo, però è l'unico sistema per sostenere queste aziende che tutto sommato in questo momento hanno veramente bisogno di poter gestire al meglio questi momenti un po' difficili, e per questo abbiamo modificato durante il periodo del Covid, abbiamo modificato completamente le modalità con cui assistiamo il cliente, abbiamo modificato tutto il flusso della ricerca e sviluppo, abbiamo creato dei team che lavorano sulla richiesta, perché lì c'è agilità, flessibilità, velocità nelle informazioni, l'abbiamo fatto e siamo usciti con dei prodotti bellissimi pur durante Covid, insomma, quindi bene. A proposito di questo cambiamento, questa velocità, questa trasformazione in corso, lei prima parlava di visione, cosa si aspetta dal 2021? Io dovrei mettermi il berretto da mago. No, allora, 2021 i miei ragazzi dico che viviamo anche un po' la giornata, in realtà non è vero perché siamo qua tutto il giorno che progettiamo. Cosa progettiamo? Ripeto, progettiamo i processi in modo che questi possano essere veloci, snelli, funzionali. Noi abbiamo cambiato 2 volte il nostro obiettivo, lei vede alle mie spalle dei cartelli, in realtà quello è lo strategy deployment che noi abbiamo, che sta concludendo quest'anno, l'abbiamo già cambiato 3 volte, nel senso che noi abbiamo comunque delle strategie, però a seconda di come si muove il momento, le percezioni delle persone, gli stati esterni, visto che facciamo un buon pezzo della nostra attività all'estero, noi dobbiamo modificare alcune direzioni. Quindi io diciamo che in questo momento visioni per il prossimo anno, dico sempre che il nostro mercato fortunato, perché comunque pensiamo ad una cosa a cui tutti pensano in questo momento, perché se lei pensa di andare un po' dal medico in questo momento fa un po' fatica, perché il medico povero è già iperprotetto e comunque ti vede solo se stai in difficoltà forte. Diversamente comunque è un recapito della farmacia. La farmacia ha a disposizione dei prodotti che sono sicuramente sufficienti per accontentare per alcune cose. Quindi per noi la concentrazione è il nostro mondo, cioè creare prodotti e valore aggiunto. E con la massima flessibilità. Io sono, ripeto, un ottimista. Capisco che nel momento in cui ci troviamo tutti in casa, siamo in zona rossa piuttosto che abbiamo meno tempo per pensare a queste cose. Però, ripeto, sul mio settore in particolare, io credo che le cose ritorneranno comunque in buona crescita, in crescita anche a doppia cifra. Ripeto, 2021 è un anno nel quale noi incrociamo sempre le dita, anche di piedi onestamente, perché non sappiamo esattamente come potrà essere, le persone soprattutto stiano bene e superino questo momento. Certo, grazie dottor Bertin per essere stato con noi, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con War Room Business. Grazie dottore. Grazie, buona giornata, arrivederci. Buona giornata. Benvenuti a War Room Business, la nostra rubrica dedicata al mondo delle imprese, e oggi abbiamo con noi Enrico Luciani, amministratore delegato e fondatore di Eustema, benvenuto. Benvenuto, grazie mille, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Eustema è una realtà con più di 30 anni di vita, erede dell'Olivetti, 500 dipendenti, e fornisce software, soluzioni informatiche a grandi, grandissime imprese pubbliche e private, la RAI, l'Enel, le Poste, Ferrovie, l'ANAS, Poligrafico, insomma tra la Consob, tra passato e presente la lista è lunghissima. Ma al di là dell'esperienza, oggi si sta concentrando sull'applicazione delle ultime tecnologie, a partire per esempio dall'intelligenza artificiale, al settore legale. Presidente, noi abbiamo conosciuto il fintech che ha rivoluzionato il mondo della finanza. Se prima c'erano le borse con gli strilloni, le piazze affari, oggi si fa tutto con gli algoritmi. Ma applicare la tecnologia, l'intelligenza artificiale alla giustizia, cioè il legal tech, cos'è, com'è possibile?
Ma diciamo innanzitutto che in questa rida di nomi fintech, legaltech, regtech, diciamo, fanno tutti parte di una filiera, cioè come applicare le tecnologie innovative, quindi soprattutto intelligenza artificiale, blockchain, RPA, a tematiche magari in uso da decine di anni. Quindi prima gli aspetti finanziari, poi gli aspetti, diciamo, legali, dove nella parte legal comprendiamo sia l'attività dello studio legale professionale, sia l'attività di un ufficio legale. Attività che poi confinano facilmente in un altro ambito, quello delle compliances, e francamente questi due mondi un po' tutti e tre si sovrappongono. Infatti qualcuno considera il legal tech un sottoinsieme del fintech, altri un sottoinsieme del regtech. Diciamo okay. È molto più semplice. Diciamo, si potrebbero essere, diciamo, conseguenziali, però mentre su uno scambio di valute, comprare un'applicazione, uso la tecnologia anche a distanza, sulla valutazione di un parere legale, come mi può aiutare la tecnologia? Ma allora, innanzitutto chiariamo un fatto, che ogni tanto la tecnologia non sostituisce l'uomo, la tecnologia supporta l'avvocato in questo caso nel prendere le decisioni. Diciamo che può dare degli scenari in cui è più facile decidere qual è l'approccio migliore, soprattutto particolarmente nelle attività che stiamo conducendo noi con algoritmi di intelligenza artificiale, aiuta molto a raccogliere velocemente le informazioni, torniamo sempre ai dati, che permettono poi all'avvocato di prendere la strada migliore, ma dopodiché è sempre l'avvocato che tendenzialmente sceglierà la strada migliore. Non escludo che magari in alcuni fatti più semplici possa essere la tecnologia a indicare la strada migliore, però badiamo bene che l'uomo ci deve essere sempre, e la qualità dell'uomo fa la qualità della tecnologia. Vediamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti in queste giornate. Lì fantastici algoritmi di intelligenza artificiale hanno praticamente sbagliato le previsioni, ma non sono gli algoritmi, è probabilmente l'uomo che ha utilizzato non tutti i dati correttamente, non li ha saputi mediare, insomma non ha alimentato le macchine di quella saggezza che in questo caso forse doveva essere utilizzata. Quindi diciamo che non esiste un giudice robot, cioè la decisione del giudice che deve valutare milioni di elementi, però non può essere raggiunta da una macchina, però una macchina può, diciamo, magari raccogliere le informazioni, cioè magari un po' quello che fa il praticante, gli archivi, se ho capito bene. E diciamo anche di più in questo senso, perché poi se pensiamo un attimino nelle cause complesse, l'avvocato deve andarsi a studiare la storia di cause analoghe, raccogliere informazioni, raccogliere magari testimonianze, insomma elaborare tanta, tra virgolette, carta. Allora, questo lo può fare, tipicamente lo fanno i principianti, con maggior qualità lo fanno avvocati più esperti, per poi arrivare alla sintesi dell'avvocato che poi va in tribunale e discute. Allora, molte di queste attività possono essere fatte dalle macchine, le quali poi rimettono comunque ad un livello di giudizio le sintesi che hanno fatto. Quindi il vero vantaggio è, a mio avviso, nella completezza delle informazioni che si ottiene, perché le macchine lavorano su migliaia di documenti, decine di migliaia di documenti, e diciamo sulla qualità delle informazioni che riescono a reperire. Poi in alcuni casi possono dare anche degli indicatori, ma io penso che sempre sarà l'avvocato che poi deve andare in tribunale a decidere qual è di queste informazioni quelle più opportune da selezionare. Ho letto che appunto la multinazionale della consulenza Gartner Group, che qualcuno la chiama la Standard & Poor's dell'Information Technology, valuta appunto il settore del legal tech ad oggi per un valore di 7 miliardi e mezzo, ma con grandi prospettive di sviluppo. E la stessa Gartner Group ha inserito un vostro prodotto, Teleforum, tra i primi 10 al mondo, tra l'altro l'unico italiano. Come lo avete sviluppato? E abbiamo detto che può, diciamo, raccogliere le sentenze passate, le informazioni, e poi quali altre funzioni può svolgere? Ma diciamo Teleform racchiude praticamente quasi 30 anni di esperienze che abbiamo fatto in questo settore, cominciando dalla prima, che mi sembra corretto ricordare, che fu l'automazione della grande avvocatura di INAIL,
quasi 30 anni fa, e lì avemmo due fortune. La prima di trovare veramente un gruppo di avvocati giovani allora, oggi un po' meno ovviamente, veramente interessati alla tecnologia, quindi vogliosi di utilizzare la tecnologia di 30 anni fa per risolvere alcuni problemi che avevano. Dall'altro canto devo dire che noi mettiamo già allora grande capacità di innovazione, perché realizziamo una piattaforma di workflow management che poi ormai è la base di tante applicazioni di mercato anche del settore legal, e insieme agli avvocati cominciamo questa grande automazione che è durata per anni, ricevendone in cambio una cosa fantastica, cioè conoscere la tematica, perché quello che in effetti oggi ci contraddistingue ed è il nostro punto di forza non è soltanto maneggiare le tecnologie. Allora la piattaforma di workflow management che realizziamo oggi, intelligenza artificiale, ma sapere di cosa stiamo parlando. Certo, in giurisprudenza ci sono sempre ambiti nuovi, i nostri tecnici non sono degli avvocati, ma come dico spesso parlano il legalese, cioè quindi sono in grado di interloquire con un professionista, capire facilmente i bisogni e quindi poi attraverso le macchine cercare di realizzarli. Allora, Teleforum nacque quindi con quell'esperienza, diciamo, Teleforum nacque effettivamente 6-7 anni dopo, nel 96, quando ci fu lo scoppio del web, quando cominciò Internet, e noi realizziamo quel prodotto che ancora oggi utilizziamo. Quindi, diciamo, anni e anni in cui avete imparato da tecnici, da informatici a parlare il legalese. Ma oggi di che cosa ha bisogno un avvocato, non so, di lavorare in remoto, di archiviare delle pratiche, di seguire dei processi? Diciamo che allora oggi le cose, diciamo fondamentalmente l'avvocato, o meglio, poi dobbiamo distinguere l'ufficio legale dallo studio legale. Allora, Teleforum nasce soprattutto, infatti Gardner lo dice, come Enterprise Legal Management e Corporate Legal Management, cioè è un prodotto che aiuta l'avvocato nei processi di lavorazione tipicamente dei grandi uffici legali, cioè delle grandi corporation, con una particolare predisposizione da cui Corporate Legal Management verso litigation, cioè verso il contenzioso, quindi le pratiche che tipicamente dall'HR al recupero dei crediti, al rischio, alla tematica di ingegneria, una grande azienda deve affrontare. E praticamente automatizza i processi di lavoro di una grande avvocatura. Dal momento in cui l'avvocato, diciamo, principe, il responsabile, decide chi seguirà la pratica, in alcuni casi sono avvocati interni, più spesso e volentieri sono avvocati esterni. Alle modalità poi in questa pratica verrà diciamo elaborata, e la raccolta di tutti i dati diciamo giuridici e economici connessi con quella pratica. Io posso, tramite Teleforum posso anche prevedere la quota da accantonare, non so, per un contenzioso, per seguire una pratica legale o magari per un potenziale fallimento, penso a... Assolutamente, infatti devo dire che questo è uno dei punti di forza di questo prodotto, che nasce quindi 30 anni fa, ma poi si arricchisce dell'esperienza di ogni nuovo cliente che abbiamo approcciato. Insomma, abbiamo da più di 20 anni clienti come Ferrovie, come Poste, diciamo che tutti gli enti previdenziali, INAIL abbiamo detto, ma poi INPDAP, IPOST, li abbiamo automatizzati noi col prodotto. In altri casi invece abbiamo manutenuto, modificato, variato le applicazioni custom che questi clienti hanno. Tutto questo ci ha arricchito di quelle competenze d'ambito, soprattutto, che poi fanno la differenza tra una proposizione tecnologica e l'altra. E tra l'altro poi dimenticavo, questi algoritmi li avete sviluppati anche insieme al CNR e la Bicocca di Milano, quindi anche proprio machine learning. Ma questo è quello fino ad oggi, ma a questo punto ci dica anche cosa avete facciamo una correttamente la distinzione. Teleform, che peraltro è stato totalmente reingegnerizzato 2 anni fa, cioè che 2 anni fa tutte le esperienze le abbiamo messe insieme, abbiamo fatto un altro grosso investimento e l'abbiamo riscritto o riprogettato Ecos Novo in architettura cloud, quindi microservizi, introducendo dei primi concetti di intelligenza artificiale. L'interfaccia uomo-macchina, ad esempio, è il linguaggio naturale, no?
alcune applicazioni sui dati di business intelligence utilizzano degli algoritmi. Quello che stiamo invece facendo è molto più importante e che arricchirà Teleform nella nuova versione 2021 e sono invece gli algoritmi di intelligenza artificiale. Per questo noi da 4 anni, avremmo dovuto concludere quest'anno, il Covid ci ha un po' rallentato, stiamo sviluppando insieme al CNR, diciamo il ramo che si occupa proprio di giurisprudenza informatica, insieme alla Bicocca di Milano per la parte di machine learning e dati, abbiamo sviluppato degli algoritmi, cioè meglio diciamo abbiamo adattato, perché gli algoritmi sono sempre quelli diciamo degli altri, mettiamolo così, però la difficoltà o l'importanza è capire la differenza tra un algoritmo e l'altro, capire quando è opportuno utilizzare l'uno anziché l'altro e soprattutto quali sono i dati da dare in pasto a questa macchina affinché impari. Ecco, noi quello che stiamo facendo, ormai siamo alla conclusione, è di dare in pasto numerose pratiche a questa macchina per diciamo, addestrarla e quindi a fare alcune cose di quelle che abbiamo detto, cioè raccogliere informazioni da sentenze, evidenziare quali sentenze sono simili nell'arco della storia, andare a fare i discovery, cioè quindi raccolta di informazioni anche su fonti aperte piuttosto che sulle grosse basi dati del cliente verso il quale ci stiamo indirizzando. Quindi quello è quello che stiamo facendo e quello diciamo che verrà rilasciato, cioè già si può vedere, però dal punto di vista commerciale, mettiamo così, verrà rilasciato nei prossimi mesi. Quello che è importante. No, seguivo con interesse, immaginavo gli studi dei dipartimenti affari legali pieni di scartoffie, immagino insomma che andranno a ridursi in qualche modo. Assolutamente, questo è il compito nostro, di aiutarli a ridurre le scartoffie, a classificarle in modo tale da renderle utilizzabili più facilmente. Scusate, si parla molto di dati, ormai a prescindere anche dal tema legale. Io devo dire che il Legal Tech, a mio avviso, è una delle tecnologie premianti per valorizzare il dato dei legali, comunque di questi uffici, perché nel loro caso il dato acquisisce un valore ed è il dato che poi permette all'avvocato di decidere o di vincere o perdere qualche volta una causa. Io ringrazio Enrico Luciani, amministratore delegato e fondatore di Eustema, ringrazio chi ci ha seguito fin qui e do appuntamento al prossimo War Room Business. Grazie a voi dell'ospitalità e buon pomeriggio.